Le donne danno tantissimo, sono ai vertici delle aziende, ma si distinguono per l'accoglienza e per la comunicazione in particolare, secondo me. L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, delegazione della Calabria, in campo contro la violenza di genere, non a parole ma con fatti concreti. Nel corso della 56esima edizione di Vinitaly a Verona, nel padiglione che ha ospitato la regione, l'associazione ha infatti presentato Corale. Si tratta di un vino rosso distribuito in edizione limitata per sostenere le attività del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza. Mi sento orgogliosa veramente di rappresentare un gruppo di donne che rappresenta la filiera proprio completa del vino. E noi abbiamo all'interno produttrici. E sta crescendo questa delegazione, lo dico con grande orgoglio proprio. Abbiamo produttrici, abbiamo sommelier, giornaliste, enotecarie e stiamo portando avanti dei progetti molto interessanti. Da donne noi abbiamo sentito la necessità e il dovere proprio di aiutare donne che sono nel bisogno, nella sofferenza. Ed è nato Corale, questo vino, che noi abbiamo donato al Centro Antiviolenza di Cosenza, che ha donato una delle nostre bottiglie a chi faceva loro una donazione. Quindi un fondo sociale, uno sfondo sociale notevole, ma il nome Corale ha tutta una storia e questa storia parla della coralità tra donne. E questo fare rete, questo lavorare insieme che è qualcosa di veramente costruttivo per la nostra regione e credo sia una cosa significativa. Corale anche perché raccoglie tutti i vitigni tipici della Calabria, delle varie zone delle produttrici. Quindi un vino che ci ha dato soddisfazione, che porteremo avanti nei nostri progetti.